Ciao a tutti amici degli Avariati. Ciao. Come promesso nel video postato poco fa, ecco qui il nostro super ospite. Buonasera. Un dirigente del calcio italiano da ormai quasi più di 10 anni, Serie A, Serie B, una persona navigata nel mondo del calcio e, come abbiamo detto, siamo molto molto onorati di averlo con noi. L'onore è il mio, ragazzi. Grazie. No, grazie a lei per la sua presenza. Oggi volevamo affrontare un paio di argomenti molto importanti che sono che spesso poi ci chiedono a noi. Quindi sono un argomento punto di discussione, sì, con i nostri follower che spesso ci chiedono se la Juventus quest'anno, con l'acquisto di Ronaldo, può finalmente sollevare quella coppa che cerca ormai da lontano 96, da esatto, quella finale quindi di Roma contro noi l'Ajax. Un pensiero l'abbiamo esposto. Esatto. Vediamo un po' chi, insomma, chi è del settore cosa ne pensa. Quindi, secondo lei, con l'acquisto di Ronaldo, con questa Juventus che sembra veramente forte anche in Europa, oltre che in Italia, può finalmente arrivare a questo grande obiettivo? Ma io penso proprio di sì. Questo è l'anno decisivo per la Juventus. C'è in atto un cambio di strategia a livello societario, c'è l'intenzione seria di vincere la Champions e nell'ambiente si respira proprio quest'aria. E sono 22 anni che la Juve non vince la Champions e l'acquisto di Ronaldo è assolutamente proiettato nella direzione di vincere la Coppa. Tra l'altro vi invito a riflettere anche sulle ultime mosse societarie e sull'imminente abbandono di Marotta, che è proprio sintomatico dell'intenzione di cambiare strategia dopo la vittoria della Champions, che è comunque un qualcosa che è considerato altamente probabile. I tifosi sentono che questo è l'anno buono e non potrà che essere così. Quindi anche a livello societario comunque c'è una sensazione positiva a proposito? Ma la sensazione è molto forte, anche frequentando ambienti vicini a quelli bianconeri si respira proprio questo ottimismo, questa fiducia nel fatto di poter finalmente alzare un trofeo che i tifosi juventini giustamente aspettano da 22 anni. E Ronaldo è la persona giusta per farlo? Penso proprio di sì, ha il carisma, ha l'esperienza, ha tutto quello che serve per portare finalmente il trofeo nella bacheca bianconera. Una cosa che volevo chiederle, io sono sempre stato più del partito di Messi che di Ronaldo, secondo lei può anche sopravanzare questo Barcellona che comunque continua a... Ma guarda, scusami se ti interrompo. Prego. Non c'è assolutamente paragone tra Messi e Cristiano Ronaldo. Lo dicono i numeri, lo dicono lo spessore sportivo, professionale di due calciatori. Ronaldo è totalmente su un altro pianeta. E pensate che è un calciatore che nemmeno doveva iniziare quello che è stato il tuo percorso. A 11 anni, io non so se voi lo sapete, a 11 anni ha rischiato di non poter giocare più a calcio. No, questa è ha subito un serissimo intervento al cuore e aveva 11 anni e giocava nel National. E all'epoca conoscevo anche la squadra per aver avuto contatti di mercato e Ronaldo ha subito questo intervento, fortunatamente si è ripreso e subito dopo sono passati pochi giorni è riuscito da fenomeno come era già allora è riuscito subito a riprendere e poi sappiamo tutti com'è andata il trasferimento allo Sporting e quant'altro. Quindi addirittura non c'è paragone tra Ronaldo e Messi, non c'è paragone. Ma lo dicono i titoli vinti, lo dicono le prestazioni, lo dice anche la scelta della Juve di credere in Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo che è il degno erede di Maradona proprio a livello di immaginario per il popolo juventino e per i tifosi in generale. Quindi una piccola domanda a chiudere su Juventus e Ronaldo. Quindi secondo lei questo acquisto così oneroso, questo ingaggio da fantascienza per un giocatore oramai che ha 33 anni,
Quindi secondo lei è giustificato per arrivare all'obiettivo Champions? O come molti hanno detto, comunque è stato un investimento a livello economico azzardato, forse vista l'età del calciatore? Ma assolutamente sì, è un'operazione che porterà certamente i suoi frutti. Non sto a dire quelli che saranno diciamo, gli effetti commerciali a livello di merchandising, ma ci saranno dei risultati sportivi e lo dicono le ultime prestazioni di Cristiano Ronaldo. E ripeto, c'è questa forte sensazione nell'ambiente, e parlo dell'ambiente juventino, che questo, grazie a Cristiano Ronaldo, possa essere finalmente l'anno giusto per alzare questo trofeo che manca ormai da tanti, tantissimi anni. E sicuramente tutti i nostri follower della Juventus, che sono veramente tanti, che ci scrivono ogni giorno Staranno facendo gli scongiuri in gli questo scongiuri, ma saranno comunque contenti che una contenti, persona come lei, che gravida comunque in in certi. certi ambienti del calcio, insomma, ha fornito questo suo parere molto importante È autorevole. per l'obiettivo della Per Juventus. quanto riguarda altre cose che ci vengono chieste, e Sì. dal momento che siamo là, qua con lui, ne approfittiamo. Approfittiamo della sua gentilezza. E ci chiedono se qual è l'antagonista più importante per quanto riguarda appunto la Juventus tra Inter e Napoli. Ma io credo che la storia non sia cambiata e sia quella degli ultimi anni, cioè la Juve è in prima battuta candidata numero uno a vincere il campionato, ma il Napoli sicuramente rappresenta l'antagonista più agguerrito e più, diciamo, nelle possibilità per poter vincere il titolo. Non dimentichiamo che ha preso Carlo Ancelotti, che è il numero uno degli allenatori in Italia, senza ombra di dubbio, a mio parere. E conoscendo Carlo personalmente e apprezzando la sua professionalità e la sua esperienza, che sono fuori di ogni dubbio. Ragazzi, questo ha vinto il campionato in qualunque campionato sia andato ad allenare. Ha vinto in Francia, ha vinto in Germania, ha vinto in Inghilterra, ha vinto in Italia col Milan e credo che possa essere questo l'anno buono. Ovviamente Juve permettendo, Cristiano Ronaldo permettendo, come già abbiamo potuto affrontare prima il discorso. Quindi Ancelotti è sicuramente l'allenatore giusto per diciamo, consentire al Napoli di vincere lo scudetto, ha grandi conoscenze tattiche, ripeto, ha l'esperienza e soprattutto quest'anno sta riuscendo in quello in cui Sarri non è riuscito, cioè sta riuscendo a fare il turnover, quindi a far ruotare tutti i giocatori della rosa. Infatti, come potete vedere, diciamo, in ogni giornata c'è una squadra differente, il che significa che Ancelotti ha ben, come dire, il polso della situazione. Io sostengo che rispetto a Sarri sia totalmente un'altra storia. E Sarri è andato in Inghilterra, probabilmente farà bene anche in quel campionato, ma Ancelotti, a mio modesto parere, è su un altro pianeta. Quindi potrà fare, secondo lei, meglio del Napoli di Sarri, che comunque ha ottenuto il record di punti della Ma storia del assolutamente Napoli? sì, gli si deve dare un paio di stagioni di tempo, perché, ripeto, c'è sempre un avversario che è la Juve che ha vinto gli ultimi 7 scudetti. Però la rosa c'è, nonostante gli acquisti di quest'anno non siano quelli che della Juventus, vedi Cristiano Ronaldo, vedi gli altri calciatori che sono stati acquistati, però gli 11 messi in campo sono quelli comunque che ben conosciamo, che sicuramente saranno in grado di poter far avanzare il Napoli. Perfetto, io credo che per oggi siamo molto contenti Sì, questa prima di chiacchierata questa può prima essere chiacchierata. sufficiente Al per. piacere è stato anche il mio. Grazie Grazie, mille, grazie per la grazie, grazie mille. disponibilità, per la gentilezza, per la competenza soprattutto, perché non capita tutti i giorni di poter, non dico intervistare, ma chiacchierare Chiacchierare, dai, è stata più che altro una chiacchierata con una persona tra. che fa parte del mondo del calcio attivamente. Quindi da parte mia un forte ringraziamento a lui. Mister X, Mister X, chiamiamolo Mister X. Mister X, scherzosamente, come dicevamo Scherzosamente, però. prima anche nel video, però rispettiamo la sua scelta ovviamente di non apparire con la sua identità. Quindi noi lo ringraziamo Ce lo teniamo stretto. assolutamente, speriamo di poterlo avere altre volte Esatto. con noi per altre chiacchierate sul calcio, su
qualche partita particolare, su qualche giocatore, qualche aneddoto come questa cosa di Cristiano Ronaldo, che sinceramente la ignoravo, questa cosa dell'operazione al cuore. Quindi lo ringraziamo, vi diamo appuntamento ai nostri prossimi video, altre novità in arrivo, quindi da parte mia un forte ringraziamento a lui. E continuate a seguirci. Un saluto, grazie mille, buona serata, arrivederci. Ciao. Arrivederci.